Ciao ragazzi, benvenuti ad una nuova video ricetta. Oggi faremo un buonissimo pane di banane. Questa ricetta è nata da un mio errore, ovvero ieri sono andato a fare proprio la spesa e ho ricomprato delle banane non sapendo che in un angolino della mia fruttiera in realtà c'era a sua volta un altro mezzo casco di banane che stava per muffire. Io, siccome gli sprechi li detesto, ho rispolverato una ricetta che faccio proprio quando ho troppe banane in casa, appunto il pane di banane. È una ricetta facilissima e velocissima, veramente ragazzi, questa è una ricetta che veramente potete fare ad occhi chiusi, basta seguire le due o tre diciamo indicazioni e il risultato è assicurato, è buono, si può utilizzare per fare una bella colazione ricca o anche, che so, magari fate una tazza di tè e mangiate una fetta di questo pane di banane. Ok, ricetta velocissima, quindi cerco di tagliare corto pure io. Andiamo a vedere gli ingredienti che sono qua dietro di me e dopo realizziamo insieme il pane di banane. Ciao! Ok ragazzi, ecco qui sul tavolo tutti gli ingredienti che oggi utilizzeremo per il nostro pane di banane. Ovviamente ingrediente principale è le banane, manco a dirlo. Come vedete non vi mentivo, le mie banane sono veramente arrivate a un punto di maturazione che o si usano per fare un qualcosa o si mangiano, o se no andrebbero buttate. Quindi avremo di bisogno di 250 g di banane sbucciate, quindi da pesare una volta che sono state sbucciate, 200 g di zucchero, circa 120 g di uova che corrispondono a 2 uova grandi o 3 uova piccole. Dopodiché 50 g di acqua, 60 g di olio di semi, 250 g di farina, un pizzichino di sale, un cucchiaino scarso di lievito per dolci, un cucchiaino scarso di bicarbonato e infine sia il succo che la scorzetta di un intero limone. Come tutto qui, ovviamente giù nell'info box tutto il riassunto degli ingredienti, così non dovete impazzire a vedere questo pezzettino di video mille volte. Come strumenti da lavoro è necessario un cutter, un robot da cucina con le lame, poi presto vi farò capire a cosa servirà. Ok ragazzi, ricetta speedy, andiamo subito a preparare. Quindi partiamo subito mettendo le banane che abbiamo ovviamente pelato e pesato nel nostro cutter, eccole qui, aggiungiamo lo zucchero, voilà, il mio cutter è piccolino quindi mi sa che lo zucchero lo dovrò aggiungere in due volte, mettiamo subito il limone lo mettiamo sia appunto per il buon gusto di limone ma anche per cercare di evitare l'ossidazione della banana stessa. Ok, abbiamo messo pure la scorzetta e con il nostro cutter tritiamo il tutto fino ad ottenere un vero e proprio, come possiamo dire, un frullato di banane, possiamo dire così? Sì, quindi dobbiamo ottenere questa sorta di frullato di banane. Quindi ragazzi, come sapete, io non accendo il robot da cucina in telecamera, se no vi spacco i timpani, ci vediamo a risultato finito. Quindi abbiamo ottenuto questa sorta di centrifugato di banana. E allora a questo punto uniamo tutti gli ingredienti liquidi della ricetta, quindi l'olio, eccolo qua, voilà, ok, uniamo l'acqua, la mettiamo tutta, le uova, scusate se vi impallo, è proprio facile questa ricetta, non c'è nulla né da montare né da fare né da dire, insomma è veramente molto intuitiva e semplicemente con la frusta incorporiamo il tutto. Vedete che in un secondo si farà una pastella liscissima, quindi ci vediamo appena la mia pastella è pronta.
Ecco qua il risultato della nostra parte liquida del nostro pane di banane. Lo mettiamo un secondo da parte, prendiamo un'altra bella ciotola e setacciamo tutti insieme le nostre polveri. Quindi nel nostro caso la farina, il lievito è il bicarbonato, voilà, un pizzichino di sale, ok, e basta, tutto qua, setacciamo tutto. Le polveri sono state setacciate, basta ragazzi, il grosso della ricetta è fatto. A questo punto dobbiamo utilizzare la nostra, aggiungere la nostra parte liquida alle nostre polveri, alla nostra farina. Quindi le mettiamo al centro, ho creato una sorta di fontanella nella ciotola, e verso la parte liquida nella fontanella. Voi non vedete un cacchio perché io impallo in tutti i video. Va bene, comunque le cose importanti da vedere sono queste. E piano piano, partendo dal centro, incorporiamo la farina. Vedrete che se diciamo ingloberete questa farina gradualmente, partendo dal centro, vedete, io nella ciotola impasto dal centro, non si formerà nessun grumo. È un'operazione che prende un 2-3 minutini, quindi mi secca farvela vedere tutta per intero, perché sennò vi annoiate. Ci vediamo a impasto pronto. Ok, impasto pronto, a questo punto siamo pronti per la cottura. Oggi faccio un esperimento e spero di non pentirmene, sto usando per la prima volta questi stampi usa e getta per plum cake che mi ha inviato la Decora. Quindi se il dolce non cresce bene o viene esteticamente una schifezza, è colpa della Decora. Comunque, andiamo avanti. Quindi versiamo l'impasto nel nostro stampo da plum cake. Forse non l'avevo detto, ma comunque questo impasto è proprio, diciamo, pensato per essere fatto in uno stampo da plum cake. E quindi, una volta versato l'impasto, siamo pronti per infornare. Dunque, questo cuoce in circa mezz'ora, 35 minuti, il primo quarto d'ora a 180-190 gradi e poi gli ultimi 15-20 minuti abbassiamo un po' il forno, magari a 160-150 gradi. Come sempre, tutti i forni sono diversi, quindi dovete andare un po' attentativi e il minutaggio che vi ho dato è puramente indicativo. Ok ragazzi, io sono sicuro che voi già lo sapete, ci vediamo dopo per la presentazione del piatto. A dopo! Ok ragazzi, scusate, mi viene da ridere perché Antonio mi dice che non devo dire ok ragazzi, però io non so come iniziare, diciamo, la difficoltà che ho quando attacco a fare i pezzi. In ogni caso, ecco sfornato il nostro pane di banane, ovviamente, manco a dirlo, l'ho lasciato raffreddare per circa un'oretta, dopodiché l'ho affettato e ho diciamo riproposto un po' una drammatizzazione di da tè delle 5 del pomeriggio. Quindi ecco qua una bella tazza di tè con il famoserrimo pane di banane appena tagliato, un po' di frutta fresca di stagione e voilà, il tè delle 5 del pomeriggio è servito. Ovviamente questo pane di banane lo possiamo benissimo utilizzare anche per una generosa e ricca colazione. Spero che questa ricetta facilissima vi sia piaciuta, vi aiuti a smaltire l'eccesso di banane che potete avere a casa vostra. Io vi do un grosso saluto, vi dico ciao, vi do un bacio e alla prossima video ricetta. Ciao ciao!